Avete saputo? Gatberg ha spalancato i cancelli ai Nilfgaardiani. Si è arresa senza combattere. Prendono i più giovani e forti come schiavi e lasciano i vecchi a morire di fame. Sono stata qui appena una settimana fa. Quello era un mulino, una locanda. Ora sono soltanto cenere. E nessuna traccia delle persone, neanche dei cadaveri. L'armatura non li salverà. Sono sprecato nell'esercito. Destra, sinistra, destra, sinistra. Liria!
Mi basta un solo dardo. Indicami un bersaglio. Guardate la strada maestra. La terra reca i segni di ruote e zoccoli. Le orde nere si sono riunite a Rosberg in forze. Non è un buon segno. Per Nilfgaard, dico io. La fortezza vanta due nuove torri, un fossato più profondo e un cancello di ferro battuto. È impossibile espugnarlo. Falceremo teste nere. Hai del cibo? Ha una fame da lupo. Via! Il morale è alto, ma questi stivali mi uccidono!
cosa vuoi da me? Si semina, si raccoglie e si muore. Indegni saranno puniti. Li prenderemo! C'è un errore. Non sono un mago. I soldi sono pur sempre soldi. Sì.
Occhio alla testa! Hai mai preso una pietra sui denti? Dobbiamo fidarci gli uni degli altri! Salve! Cosa c'è? Abbiamo un lavoro da svolgere. Thank you.
Che cosa è successo qui? Purtroppo fu Ryla ad avere una sorpresa. Nelle mura inespugnabili di Rosberg si apriva uno squarcio largo 90 metri. La fortezza era in fiamme e volute di fumo nero si innalzavano verso il cielo. Non capisco. Com'è possibile? Non può essere. Non c'era tempo per rispondere alla domanda, poiché le vedette nilfgaardiane avevano individuato la compagnia di Mev. La regina sapeva che lo scontro era inevitabile, così ordinò di formare una linea difensiva e sfoderò la spada. Vostra Altezza, la città è ancora piena di soldati nilfgaardiani. Obbedisco. So fare centro da mezza lega di distanza. Pagheranno per questo. Più sono grandi, più è facile colpirli. Comandante ci sentirà. Compagnia, a avanzare! Il bello della fionda è che si occulta bene.
choice. Tante. Rifiuto di accettarlo. Il re non può essere morto qui. Sei impazzito! Non agitarla! Se l'anello non si sfila, basta tagliare il dito. I soldi sono pur sempre soldi. Si torna al fronte.
Cercate gli stendardi di Demavend! Se è qui, dobbiamo trovarlo! In questo canto di sventura, i Liriani incontrarono una nota di fortuna. Rosberg era caduta, vero? Ma i Nilfgaardiani, non aspettandosi rinforzi da sud, avevano stanziato a sua difesa soltanto un piccolo distaccamento. Mev condusse i suoi uomini alla vittoria e riconquistò la fortezza, o meglio, ciò che ne restava. Ciò che i Nilfgaardiani non avevano demolito durante l'assalto era stato dato alle fiamme al loro ingresso in città. Tra le rovine annerite giacevano innumerevoli cadaveri carbonizzati di difensori e di cittadini che avevano cercato di rifugiarsi dagli invasori. Alcuni avevano tentato di fare scudo ai figli con i propri corpi, ma inutilmente. Maledizione! La regina imprecò picchiando il pugno contro un muro. Mev stava per ordinare di ripartire quando sentì un debole lamento provenire da sotto un mucchio di macerie. I suoi soldati accorsero in aiuto, scavando tra i mattoni roventi a mani nude. Qua giù è ancora vivo! L'uomo che estrassero dalle macerie aveva subito terribili ustioni. Il suo volto era un insieme di carni ustionate e bolle purulente, e il suo corpo puzzava di carne bruciata. Vedendo Raila Lanier, il poveraccio si alzò con grande difficoltà e alzò una mano tremante in segno di saluto. Luogotenente, ingegnere Javier Lemmens, al rapporto. Medico! Chiamate un medico! Lemmens? Che diavolo è successo? Io non lo so. La torre est... ero assegnato alla sua difesa. Stavo scaldando l'olio da gettare sui Nilfgaardiani. Un colpo di catapulta. Il calderone si è rovesciato. Ha preso fuoco tutto. Non ricordo altro. La fortezza è caduta. Caduta? Dannati scoiattoli! Come sarebbe a dire? I nostri preparativi erano perfetti. Avremmo potuto resistere un mese, anche due. Ma c'erano dei traditori tra noi. Elfi, nani. Avevano nascosto delle cariche sui contrafforti. L'esplosione ha fatto tremare la torre. Ha aperto un varco nelle mura. I nostri uomini si sono lanciati in difesa, bloccando la breccia. Carogne. Schifose carogne. So che stai soffrendo, soldato. Ma la regina Mev desidera incontrare il tuo sovrano, Demavend. Dobbiamo sapere che ne è stato di lui. Non era qui, per fortuna. Ha seguito i preparativi e poi è tornato ad Aldersberg, 2 o 3 giorni fa. In tal caso noi faremo lo stesso. Reinhard, prepariamoci alla partenza. Aspettate, vostra altezza. Ci sono altri superstiti? Nessuno? I Nilfgaardiani potrebbero aver preso dei prigionieri. C'è ancora speranza. Come hanno potuto? Un intero distaccamento! Un'intera città! Che animali! Soldato, i miei medici ti cureranno come potranno. Poi ti scorteranno a casa. Se... Questa è la mia casa, vostra altezza. Rosberg, vi prego, lasciate che mi unisca a voi. Che mi vendichi. Rispetto il tuo spirito combattivo, ingegnere. Ma nel tuo stato... Vostra altezza, non posso impugnare spada o scudo, ma posso... combattere a modo mio. Sono un ingegnere. So costruire torri d'assedio, baliste, ponti. Tutto quello che volete. Vi prego, concedetemi una possibilità. Nella voce roca e distorta di Javier c'era un tale dolore, una tale ferocia, che Mev non poté rifiutare. Non appena i medici ebbero bendato le sue ferite, gli uomini di Mev si misero in marcia verso Aldersberg, all'inseguimento di Demavend e dei Nilfgaardiani. Durante il viaggio, Raila la Nera si avvicinò al cavallo di Mev. Le labbra della guerriera erano serrate e sembrava essersele morse fino a sanguinare. Mia signora, la strada per Aldersberg passa dal bosco dei licheni. È territorio degli scoiattoli di Eldain.
degli stessi vermi che hanno ucciso i miei uomini e consegnato Rosberg ai macellai neri. Ryla trasse un profondo respiro per calmare la sua voce tremante d'ira. Vi prego, mia signora, ve lo chiedo in nome di tutto ciò che è sacro. Troviamoli e sterminiamoli. Mev annuì brevemente. La strada per Aldersberg prometteva di essere lunga e irta di sfide.